Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, visto che vivo in Olanda ormai da un po', ci ho vissuto in passato per un bel po' di tempo, mi è venuto in mente questo video che volevo fare sulle 5 cose che non mi mancano per niente dell'Italia e sulle 5 cose che invece mi mancano tantissimo dell'Italia. Ed è carina come cosa secondo me perché magari tanti italiani all'estero, che so che siete tanti che mi seguite, potete scrivermi se anche per voi è così, oppure potete dirmi secondo voi quali sarebbero le cose che più vi mancherebbero dell'Italia. Se doveste andare all'estero. Prima, se c'è una cosa che non mi manca neanche un po', ma proprio no, sono quelle continue chiamate che ti arrivano in Italia, continue chiamate, televendite, gente che vuole venderti qualcosa, c'è sempre qualcosa, trading online o fanno finta di doverti fare domande e poi ti vendono delle robe, cioè in Italia è veramente una cosa insostenibile. Poi ci sono le chiamate dalla Turchia, ragazzi, gli squilli dalla Turchia, continuano ad arrivarmi da anni, ogni volta blocco il numero e riprovano da un altro numero, cioè io li blocco, ma ne hanno a migliaia di numeri. È veramente una cosa insopportabile. È una cosa che non dovrebbe succedere teoricamente, però in Italia succede. Ed è una cosa che in 5 anni, ormai quasi 6 anni, se calcoliamo il totale, qui in Olanda non mi è mai successa neanche una volta. Ho chiesto ai miei amici olandesi, mi hanno detto che a volte capita anche da loro, ma è molto raro. Per quanto mi riguarda, appunto, in tutti questi anni non mi è mai successo, però continuano purtroppo a chiamarmi sulla scheda italiana ed è una costante. L'ultima che mi è capitata, ho risposto, c'era una voce registrata, perché ormai non mettono neanche più lì la persona, capito? C'è la voce registrata, se va, va. Quindi questa è assolutamente una cosa che non riesco a concepire dell'Italia, perché è illegale per le aziende vendersi i numeri, cioè questo fanno, no? Loro praticamente si scambiano i numeri delle persone, però è una cosa che teoricamente è illegale, quindi io non riesco a concepire come possa succedere tranquillamente senza che nessuno faccia niente. Quindi questa è sicuramente una cosa che non mi manca. Seconda cosa che non mi manca per niente dell'Italia è il traffico. A Trieste almeno, ma e non è una città enorme, in alcune città tipo Milano è ancora peggio, Roma è ancora peggio. Per andare da una parte all'altra della città devi per forza spostarti in macchina, c'è tantissimo inquinamento, smog, traffico, clacson, insomma, un casino. Qui invece sono felice perché posso muovermi semplicemente con la mia biciclettina, che è il mio mezzo di trasporto gratuito, fa bene perché fa il movimento, è bellissimo, ma il bello è che anche, ovviamente, mi direi anche in Italia puoi andare in bici, certo, se vuoi morire puoi farlo, non è un problema, però è pericolosissimo in Italia. Qui invece hai la tua pista, hai il tuo semaforo. Tutti devono dare la precedenza alle biciclette, hanno la precedenza anche sulle macchine, quindi ti senti sicuro ed è il mio mezzo di trasporto veramente preferito e non mi manca per niente il casino, guidare nel casino italiano, la gente che si manda a quel paese, se uno ti taglia la strada, insomma, tutto ciò non mi manca per niente. Poi, terza cosa che decisamente non mi manca dell'Italia è, se siete liberi professionisti, potete capirmi, è l'INPS. Nel senso che qui non esiste un qualcosa come l'INPS che periodicamente ti richiede dei soldi che poi forse riceverai quando forse riceverai la pensione, ok? Qui non esiste, da libero professionista sei tu a decidere se, come e quando vuoi metterti da parte dei soldi per la pensione, sei tu a decidere se vuoi metterti lì nel materasso o in banca o farti un qualsiasi altro tipo di investimento. Qui sei sicuro che da libero professionista la pensione la prendi perché sei tu a decidere se metterla, dove metterla e poi sei tu a decidere quando vuoi iniziare a prenderla la pensione. Quindi questa è sicuramente l'INPS è una cosa che decisamente, decisamente non mi manca dell'Italia, che ovviamente potrebbe funzionare perfettamente, se solo noi avessimo la certezza che arriveremo ad un'età pensionistica. Altra cosa che non mi manca, quando sono aperti i negozi, al momento sono chiusi, però una cosa che non mi manca assolutamente è l'orario spezzato dei negozi. Cioè, il fatto che siano aperti di mattina, poi chiudano a pranzo e poi riaprano il pomeriggio, per me è una cosa assurda. Qui i negozi sono aperti dalla mattina alla sera. Poi menzionerò questa cosa in realtà, però sono aperti tutto il giorno, non fanno orario spezzato. E per me, quando
torno in Italia, tornavo in Italia anche già quando abitavo qua in passato, era stranissimo ritrovarmi tipo alle 2 e non poter andare in nessun negozio perché è tutto chiuso, specialmente in estate, che appunto nelle ore più calde in Italia chiude tutto. Qui questa cosa non esiste. Se hai bisogno di andare in un negozio qualsiasi, anche all'ora di pranzo lo troverai aperto. Quindi questa è sicuramente una cosa che non mi manca dell'Italia. Altra cosa che non mi manca dell'Italia è dovermi ricordare ogni 2 per 3 di prelevare soldi dal bancomat. Qui si paga tutto con il bancomat, tutto, 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 anche cifre minuscole, tipo devi pagare qualcosa a 90 centesimi, paghi con il bancomat. E perché qui si paga tutto con il bancomat, anche cifre piccolissime, cosa che in Italia non. Di solito i commercianti non sono tanto contenti se lo fai, perché? Perché qui le banche non prendono nessun tipo di commissione sulle transazioni fatte col POS, con la macchinetta per il bancomat, mentre in Italia purtroppo sì, e quindi i commercianti stessi sperano che tu non utilizzi il bancomat, perché se paghi in cash loro non hanno nessun tipo di trattenuta, se invece paghi con il POS, con il bancomat, loro hanno questo tipo di trattenute. Appunto, qui non esiste. Non esistono queste trattenute della banca, non esistono queste commissioni e quindi appunto si può pagare tutto con bancomat. Io non ho mai, praticamente mai, soldi in contanti, uso sempre solo la mia carta. Partiamo invece con le cose che mi mancano dell'Italia, che in realtà sono più quelle che mi mancano che quelle che non mi mancano, però partiamo con altre 5 cose che invece mi mancano dell'Italia. Prima tra tutte, prima assoluta, è il senso dell'umorismo di noi italiani. Il senso dell'umorismo che abbiamo noi. Allora, io davo sempre per scontato che fosse il senso dell'umorismo che hanno tutti. In realtà non è assolutamente così e ti manca tantissimo. Cioè, il fatto che anche solo noi con un gesto, con un'occhiata in Italia, cioè, abbiamo questo senso dell'umorismo che gli altri non hanno, mi dispiace dirlo, ma è una specie di superpotere che noi abbiamo e solo con gli italiani riesci a scherzare in una data maniera, ragazzi. Il senso dell'umorismo degli olandesi, dell'inglese, cioè non ha niente a che vedere, vi posso garantire che come ci divertiamo noi a volte con il nostro senso dell'umorismo, vabbè, sono di parte, penso che sia il migliore, però vi posso garantire che nessuno. Altra cosa che mi manca tantissimo è l'aperitivo. In Italia, se c'è una cosa che non può mancare, è vedersi con gli amici all'orario dell'aperitivo, tipo 5 e mezza, no? Così 6, orario dell'aperitivo, e poi magari si va a cena. Qui invece alle 6 già cenano, quindi io non riesco ad abituarmi a questa cosa, cioè io posso anche cenare presto perché magari salto il pranzo e quindi ho già fame alle 6, però per me quella è l'ora dell'aperitivo, cioè fai il brindisi e poi mangiucchi qualcosina, però non riuscirò mai ad abituarmi al fatto che per noi le 6 è ora dell'aperitivo pre-cena, qui invece alle 6 si cena. È proprio una cosa che, cioè, non lo so, mi manca veramente tanto. L'aperitivo, proprio questo rituale che abbiamo noi in Italia, che è fantastico. Perché qui magari se mi vedo con un'amica o vado a trovarla, oppure non lo so, usciamo, facciamo una passeggiata, ci prendiamo qualcosa da bere, facciamo una passeggiata, adesso non si può fare tantissimo. Però l'aperitivo non è una cosa che qui conoscono e forse potrei introdurla io. Porto l'aperitivo in Olanda, ci proverò, ragazzi, però sì, questa mi manca veramente tanto, l'aperitivo è un must. Altra cosa che mi manca dell'Italia, e questo lo so, è il cliché più grande che possa esistere per tutti gli italiani all'estero, è la cucina italiana. Lo so, appunto, è un cliché, però, ragazzi, la nostra cucina italiana è la migliore al mondo. Voi non potete immaginare, io, cioè, sono stata ovunque, sono stata in Giappone, il sushi lì è buonissimo, una cosa spettacolare, però la cucina italiana è la cucina italiana, cioè una, non lo so, una carbonara, una matriciana. Oppure, oh mio Dio, ragazzi, il gelato italiano. Noi diamo per scontato il gelato, ma qui non è come da noi. Oppure la cioccolata calda, ragazzi, qui la cioccolata calda per loro è praticamente il Nesquik riscaldato, cioè è completamente liquida, da noi è densa, cioè è tutta un'altra cosa, senza menzionare la pizza. Per fortuna ho trovato una pizzeria napoletana con pizzaioli napoletani, eccetera.
quindi almeno la pizza riesco, però se vado a mangiarla da qualche altra parte, ragazzi, qui la pizza, vi giuro, voi, quando vi facevo vedere le pizze che ordinavo a Trieste, voi napoletani mi scrivevate: Nicole, ma non è la vera pizza, voi dovreste vedere quelle che ti propinano qui, sembrano quelle surgelate, cioè tipo se io la faccio a casa viene mille volte meglio, quindi assolutamente, assolutamente la cucina italiana. Ah, e non ho menzionato le pizzette, le focacce delle panetterie, ragazzi, che qui non c'è, non è neanche paragonabile, non è neanche paragonabile, purtroppo. Infatti non vedo l'ora di tornare in Italia a fare una scorpacciata di pizzette, di panetteria, vabbè, sono senza speranza. Poi, un'altra cosa che mi manca dell'Italia, invece, sono i centri commerciali la domenica. Ragazzi, qui la domenica è tutto chiuso, immagino che per i commercianti sia meglio, ovviamente, meglio per loro, peggio per noi, però qui la domenica è tutto chiuso. Il sabato molte cose sono chiuse, tante chiudono prima, ma per il resto qui la domenica non si può assolutamente fare nulla. I supermercati sono aperti, però non c'è questa cosa che abbiamo noi di andare al centro commerciale la domenica e fare il giretto e magari prendere qualcosina al supermercato, andare in qualche negozio, fare la passeggiata nel centro commerciale. Ecco, qui non esiste questa cosa e non mi ero neanche resa conto che fosse a thing in Italia, cioè non mi ero neanche resa conto che noi avessimo questa cosa dei centri commerciali aperti la domenica, fino a quando poi qui ho scoperto che sono tutti rigorosamente chiusi. E poi, ultima cosa che mi manca dell'Italia, anche se potrei farvi una lista di 500 miliardi di cose, ovviamente inclusa la mia famiglia e i miei amici, che però era un po' scontato, ok? Un'altra cosa che mi manca dall'Italia è qui, se non c'è l'orario spezzato, tengono aperti a pranzo, però c'è un downside, perché qui tutti i negozi chiudono alle 18. Cioè, da noi sono aperti fino alle 19:30, 20, a volte fino alle 21, a Trieste so che insomma nelle grandi città tipo Milano, Roma tengono aperto anche un pochino in più, qui chiude assolutamente tutto alle 18, alcuni 17, il sabato molti alle 17 se non prima, ma durante la settimana sempre alle 18, tranne il giovedì che i negozi rimangono aperti fino alle 21, ma quello è praticamente l'unico. Io mi chiedo sempre, ma uno che lavora in ufficio o che comunque lavora fino a tardi, come fa poi ad andare a comprare qualcosa a soltanto il giovedì? Praticamente è così. Quindi questa è una cosa che mi manca dell'Italia. I negozi adesso sono chiusi, però solitamente sta cosa è stranissima, anche in Belgio è così in realtà, non solo qui, e alle 18 non puoi più comprare niente, tutto chiuso, ed è strano perché tipo in estate qui c'è il sole fino alle 23, quindi il fatto che alle 18 sia tutto chiuso è veramente bizzarro. Quindi questo è quanto per il video di oggi, un po' diverso dal solito, ragazzi, spero vi sia piaciuto, io vi mando un bacio gigantesco, come al solito il mio abbraccio non può mai mancare, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!